Mercoledì prossimo l'Italia potrebbe ritornare fra i paesi virtuosi dell'Europa. Per il 29 maggio è infatti attesa la chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta 4 anni fa. E anche se il condizionale è d'obbligo, a Palazzo Chigi si respira un'aria di prudente ottimismo. Se il dossier sarà archiviato, l'Italia, forte del risanamento dei suoi bilanci chiesto da Bruxelles, potrà chiedere all'Unione di allentare i cordoni del rigore e di sbloccare le risorse necessarie per affrontare le emergenze crescita e lavoro. Se l'Europa non è capace di intervenire per risolvere la disoccupazione, finirà per alimentare sentimenti di frustrazione e risentimento, facendo crescere movimenti populisti ed anti-europei, ha ammonito il Premier Enrico Letta in una lettera inviata ieri al Presidente dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, al quale ha ricordato che nel vertice di fine giugno, dedicato alla disoccupazione giovanile, occorrerà riflettere sui modi per trovare concretamente le risorse necessarie. Sui temi della crescita e della disoccupazione interviene anche Guglielmo Epifani. Servirebbe una terapia a shock o crescerà l'allarme sociale. Bisogna allentare i vincoli di un patto di stabilità interno stupido che impedisce di fare gli investimenti, spiega in un'intervista a Repubblica il segretario del PD, convinto anche lui che l'Europa debba cambiare il segno della sua politica economica. E un commento positivo all'iniziativa di Letta arriva oggi anche dal PDL. Fa bene il governo a porre in maniera pressante il tema occupazione giovanile ai vertici UE. L'agenda europea va stracciata e riscritta da cima a fondo, scrive in una nota il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Servono regole nuove che favoriscano le assunzioni e che permettano all'Italia sia la cancellazione dell'IMU sulla prima casa che l'annullamento dell'aumento dell'IVA, che causerebbe l'ulteriore crollo dei consumi e quindi minori entrate per lo Stato. Servono forza e coraggio. Il fatto che l'anno prossimo l'Italia rispetterà la soglia del 3% nel rapporto deficit-PIL non significa però che il credito europeo sarà sbloccato automaticamente. Il nostro Paese avrà infatti solo la possibilità di accedere alle risorse senza vincoli, senza cioè passare ogni volta dall'approvazione di Bruxelles. E non è detto quindi che ci siano disponibilità immediate. Si parla comunque di 7-10 miliardi. Di questo il Premier ha parlato ieri sera a Palazzo Chigi con il suo vice Angelino Alfano e con il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, una ricognizione sui conti pubblici alla luce delle tante emergenze. Se non si dovessero sbloccare gli aiuti necessari per varare tutti i provvedimenti messi in cantiere dal governo, quindi si dovranno stabilire delle priorità, ha chiarito Letta, che invita a non creare aspettative miracolose.